Carissimi amici, buongiorno. E per questo 25 aprile, emblema della liberazione, ma della resistenza soprattutto, io a chi ho chiamato? Ho chiamato un vecchio amico perché ho detto: vediamo un po', che questa quarantena un po' di chili ce l'ha messi un po' a tutti, penso. E allora ho detto: Luca, buongiorno, che fa? Ti ricordi di questa vecchia amica che ti intervistò in tempi non sospetti? Ed eccolo, vi presento, signore e signori, non un nutrizionista, ma il nutrizionista, il dottor Luca La Fauci. Grazie Luca. Ma grazie a te Stefania, ben trovata. È da tanti anni che noi non ci ritroviamo in veste professionali, no? A farci una chiacchierata. Guarda che io mi ricordo perfettamente dell'intervista, forse di 12 anni fa, sicuramente io avevo più capelli, eravamo tutti un po' più giovani e abbiamo fatto entrambi le nostre esperienze, però è stato bellissimo ritrovarci, quindi mi fa proprio piacere, soprattutto tornare a Siracusa, anche Dopo se sì, via non lo webcam. capisco nemmeno forse. Quello non si dice mai, non lo diciamo mai nemmeno ai nostri pazienti che si trovano più in difficoltà. Poi ripeto, per me in qualche modo qualsiasi contatto con la mia città, dato che vivo lontano, è sempre un momento speciale. Poi in un giorno così bello ancora di più. Luca, per chi, ma è forse retorico dire questo, per chi non conoscesse, ma mi sembra un po' assurdo. Luca La Fauci è un dottore, un biologo, nutrizionista, nonché anche dottore in scienze e tecnologie per l'alimentazione. Ma l'abbiamo visto sicuramente un po' tutti nelle sue collaborazioni, numerosissime in Rai. Luca, te li stai dando, no? È nata per caso, ma tu sai che la RAI è nata 10 anni fa veramente per caso, in un momento in cui facevo tutt'altro, ho conosciuto in un convegno un autore di Uno Mattina. Credevo scherzasse quando mi ha proposto perché non vieni con noi a Roma a dare un taglio un po' più giovane, più fresco ad alcune comunicazioni che facciamo. Io all'epoca ero un ricercatore dell'Università di Catania, si facevano alcune linee anche di comunicazione sui nostri alimenti. Da lì devo dire che forse la cosa che più mi ha inorgoglito in questi anni, e continuo a farlo in ogni istante, ogni volta che posso, è spiegare agli italiani quanto le produzioni agroalimentari siciliane in generale, ma siracusane in particolare, vanno conosciute, perché noi dobbiamo essere orgogliosi. Io questo provo a dire sempre ai siciliani che conosco, che magari vivono sempre erroneamente quasi un senso di inferiorità rispetto ad alcune zone che si sanno vendere meglio dal punto di vista agroalimentare. Noi abbiamo dei prodotti favolosi e la cosa che dobbiamo fare è imparare a conoscerli, li dobbiamo studiare e li dobbiamo saper valorizzare, perché veramente se io penso certe volte anche alle difficoltà che ci sono a casa nostra, a Siracusa, dal punto di vista economico, occupazionale, ci vuole coraggio e forza per capire che noi abbiamo veramente degli ingredienti di partenza che possono essere un buon volano per ripartire. Quindi io dico, dato che c'è un po' di, lo so, di pessimismo in questo momento in giro nella società, soprattutto di dove già non era fortissima l'offerta occupazionale, ragazzi, guardiamoci attorno, guardiamo le nostre mandorle, i nostri limoni, le nostre primizie, dobbiamo diventare intelligenti e bravi, come fanno gli altri a saper vendere la loro roba. Luca, in questo periodo un po' particolare, quindi una quarantena obbligatoria ci porta a restare un po' più, no, a restare un po' più, a restare a casa del tutto. E sai, le storie sui social delle varie persone portano pizze, ciambelloni, pane di casa, di tutto e di più. Questa, ahimè, sì, voglio dire, va a soddisfare il nostro palato, ma va a accumulare grasso in più. Ma Stefania, noi ci siamo trovati a competere contro un nemico, lo conosciamo tutti ormai, subdolo sconosciuto. Questa è una delle cose, dei fattori che lo rende più pericoloso. Noi non lo conoscevamo, se non in grandi linee avevamo immaginato quale potesse essere l'andazzo di questo Covid. Proprio quando siamo andati a sbatterci il muso contro, insomma, ci ha fatto male e continua a farci male. Io, sai, ho passato le prime settimane, ma come si deve fare, come tutti, a provare a studiare, a capire i fenomeni e a capire come un nutrizionista potesse intervenire nel dibattito. Cioè, noi che tipo di contributo possiamo dare, sai, per non banalizzarlo. E quindi sono partito dall'analisi dei dati, che voglio un pochettino condividere con voi, perché c'era una cosa che nessuno spiegava e ancora secondo me molto poco spiegata, quindi sono molto felice di condividere con i miei concittadini queste osservazioni.
Allora, se noi andiamo ad analizzare i dati della mortalità del Covid, ci avete fatto caso che sono soprattutto gli uomini a morire? Le statistiche dicono che sono due uomini su tre. E poi quando ci raccontano le patologie che questi uomini avevano come patologie pregresse, quindi erano già malati di qualcosa, quante volte abbiamo sentito dire che si trattava di persone con gravi problemi cardiovascolari, una grave ipertensione, c'era il diabete? E tante volte ci hanno detto che si trattava di soggetti obesi. Sapete come si chiama l'insieme di tutte queste patologie? Anche due di queste, sono sufficienti due di queste, si chiama sindrome metabolica ed è un insieme di patologie molto subdolo, ancora molto poco conosciuto. E quindi da là mi sono messo un po' a studiare. Ho capito che tanti medici dicevano state attenti alle persone che si trovano già con queste patologie, ma anche con uno stato infiammatorio molto, diciamo, progredito, ragione per cui appunto magari c'è proprio già una diagnosi di sindrome metabolica. Questa cosa ci ha portati a capire, siamo stati in tanti poi a convergere verso queste osservazioni, che ingrassare in questa fase è molto pericoloso. Io lo dico con estrema chiarezza, tutti noi siamo vittime di qualcosa che ci rende molto in difficoltà, non dico per forza nervosi, ma stare a casa, stare chiusi a casa, ora soprattutto le giornate cominciano a farsi bellissime, è dura e tutti noi tendiamo ad avere ovviamente nell'alimentazione, nella iperalimentazione una valvola di sfogo. Cosa fai quando sei triste, sei nervoso? Capita, è normale. Avete visto che in giro su Facebook ad esempio c'è anche la challenge di chi beve più shortini di sovralcolico. Io e alcuni amici ho provato a dire ragazzi calma, beviamo un po' d'acqua perché proprio adesso non possiamo permetterci. A me Stefania cos'è che mi fa tanta paura in realtà? La prima ondata dovremmo essere verso la fase 2, quindi dovremmo andare a uscire rispetto a questa fase di arresti domiciliari, no? Che ci sono stati imposti giustamente. Ma ora noi dobbiamo stare attenti a capire che può succedere dopo, perché ce lo stanno dicendo in tutti i modi, potrebbe capitare di nuovo che il mondo si fermi un'altra volta. Sì, tutti hanno paura dei primi freddi dell'autunno, quindi se non ci arriviamo bene con una vaccinazione, la domanda che io faccio a chi ci ascolta è: abbiamo capito la lezione? Ci abbiamo capito che dobbiamo arrivarci? Io non dico mettetevi a dieta, dimagrite per forza, ma quantomeno non peggioriamo la situazione. Se il sovrappeso è il padre di tutte quelle altre malattie che sono appunto l'ipertensione, che sono il diabete tipo 2, e allora dobbiamo stare molto attenti a non cascarci troppo in questo meccanismo. Luca, quindi la tua deduzione sul fatto che siano gli uomini e non le donne, dove sta? Qual è la chiave di lettura? Alla chiave di lettura io do nome e cognome, si chiama grasso viscerale ed è veramente una carogna il grasso viscerale. Io tanti anni fa ho avuto un passaggio all'università di Tor Vergata a Roma. C'era un insegnante che io ho sempre considerato una persona geniale per le sue intuizioni, si chiamava il professor De Lorenzo. Geniale veramente. Lui cosa faceva? Già, stiamo parlando di 16-17 anni fa. C'è uno strumento, si chiama DEXA, un doppio raggio X praticamente, ma adesso è diventato uno strumento che hanno tanti ospedali, tanti centri medici, anche privati, convenzionati. Cosa fa questo strumento? Va a vedere dove si è andato a localizzare il grasso, perché non tutto il grasso è uguale. Noi possiamo avere un grasso depositato a livello dei fianchi, dei glutei, del seno, delle braccia, della pancia, ma anche il grasso della pancia non è tutto uguale. Quello che noi riusciamo a prendere con pollice e indice, quando scherziamo un po' e diciamo il rotolo della panza, no? Per utilizzare il nostro bellissimo dialetto, in realtà quello non è nemmeno grasso viscerale perché è un grasso sottocutaneo. Magari non bellissimo a vedersi per noi, per i cultori della tartaruga e per quelli che sorridono dicendo chi l'ha mai vista la tartaruga, forse è in perenne letargo, può essere un problema estetico. Non è lui il problema sai qual è Stefania? Il grasso che sta sotto, la fascia muscolare addominale, quella che poi dà veramente la forma a un addome, una pancia, perché purtroppo l'uomo tende ad accumulare grasso a livello proprio della pancia. Si dice che noi assumiamo una forma a mela rispetto alle donne che invece assumono, si dice, una forma a pera quando si parla di grave sovrappeso e obesità. Quindi in realtà noi dobbiamo imparare a capire cos'è che fa da carburante per questo grasso viscerale. Sono alcuni ingredienti. Il primo,
Oggi ci possiamo fare veramente poco perché la scarsa motilità. Siamo, come dicevi tu in apertura, tutti costretti a star fermi. Quindi, se abbiamo una cyclette, se abbiamo uno step, se abbiamo qualsiasi modo per aumentare le uscite, provare a muoverci un pochettino, sarebbe veramente una gran cosa. Il secondo ingrediente da evitare, invece, in questo caso, sono gli alcolici e i superalcolici. Io ci ho sempre scherzato con gli amici, si tracannava una birra e si diceva: vabbè, dai, la pancia da birra, cosa vuoi? Un po' di gonfiore. Non siamo dei palloncini, non è gonfiore, è grasso ed è una cosa molto diversa. La gente non sa quante calorie contiene un grammo di alcol. Un grammo di alcol apporta 7,1 calorie. Sai quante ne porta un grammo di zuccheri? 4. Quindi l'alcol ci fa ingrassare quasi il doppio rispetto agli zuccheri, però tutti quanti noi puntiamo il dito solo contro gli zuccheri. Quindi anche imparare a conoscere un minimo di chimica degli alimenti poi ci aiuta a capire che ci sta succedendo. Quindi E questa poi, challenge bocciata. assolutamente bocciata, molto divertente. Io spero che non mi inviti qualche amico che mi ha regalato delle bottiglie di Rosoli, Spirito Revascidari, cioè, roba buonissima che mi regalano i miei amici ogni volta che vengo giù a casa e li ringrazio sempre privatamente, gli mando le foto a dirgli quanto è buona, però quantomeno evitiamo, no, di farci portatori sani di questa cattiva abitudine. Ma che ballo possiamo fare con le mandorle, no? Una mandorla. Esatto. Ma guarda, guarda. Fino a 5 nomination va bene le mandorle. Le mandorle, guarda Stefania, hai toccato un punto molto interessante perché nella pratica di ambulatorio, noi speriamo di tornare presto a farla, quando noi scriviamo 90% dei nostri interventi, un nutrizionista ovviamente è sulla dieta dimagrante, ci sono anche i ragazzi, sai, quelli che fanno il bodybuilding, il crossfit, che ci chiedono di aumentare massa muscolare, quindi abbiamo quel 10%, ma il grosso dei nostri clienti sono pazienti che vengono per dimagrire. Restano molto stupiti. Io sto facendo una pubblicità alle mandorle siciliane che tu non hai idea, alle nostre mandorle di Avola, perché lo chiamavano 10 anni fa il paradosso della frutta secca. Cioè, qualche ricercatore si era accorto che se tu sei in una fase dimagrante e introduci della frutta secca, e quindi sei comunque in deficit calorico perché non stai mangiando abbastanza rispetto a quello che ti aveva portato, a quanto ti aveva portato il sovrappeso. Sapete che hanno scoperto che la frutta secca aiuta a bruciare proprio il grasso viscerale? È stata poi una ricercatrice italiana che ha capito l'ultimo passaggio. Questo, che sembrava un nonsenso scientifico, perché noi siamo stati abituati a guardare gli alimenti dal punto di vista matematico, calorie, cos'è che ci dicono tutti? Calorie, il prodotto light, è una stupidaggine, dal punto di vista biochimico, è veramente una stupidaggine. L'alimento è una cosa molto complessa e quindi per questo non è poi nemmeno facile sostituire un alimento con un integratore. Sarebbe facile per le industrie alimentari fregare i nostri limoni, non ce la fanno. Il limone, quando io prendo un buon limone di Siracusa, non ha solo la vitamina C, ha anche l'acido citrico, ha quella quota di fibra, quella giusta proporzione con l'acqua, per quello la spremuta di limone mi fa bene e prendere magari l'integratore vedo che ho degli effetti minori. Quindi la complessità è molto bella nella scienza della nutrizione. Poi noi da utenti dobbiamo imparare a gestirla questa complessità e a fidarci di chi non ha interesse nel dirci questa cosa mangiala, questa cosa non mangiarla. Quindi, in un certo senso, abbiamo capito quali potrebbero essere gli elementi, soprattutto gli strumenti, per superare questa fase, un po' di restrizione, domiciliare. Io ti dico un'altra, guarda, te ne dico un'altra, però te ne dico un'altra perché così proprio diamo nome e cognome a qualcos'altro. Vi do una parola, masticare, dovete masticare. Più mastichiamo, più sarà facile superare questa restrizione domiciliare. Che vuol dire? Se io devo andare a scegliere tra un bicchiere, sento un certo languorino, e devo andare a scegliere tra un bicchiere di succo di frutta, che magari è molto gratificante, perché è zuccherato. Quindi mi arriva questa sensazione positiva da tutti quegli zuccheri che vado a ingurgitare in pochi secondi e per qualche istante sto bene. Il problema qual è? Che dopo 2 minuti ho voglia di un altro, poi un altro ancora, poi non mi bastano le due mandorle. Cosa mi è successo? Avevo la glicemia bassa, l'ho portata molto in alto e da lì io comincio a fare un selection che mi porterà a mangiare tanto di più. E quindi passo una giornata a mangiare e questo è peggio ancora la sera prima di andare a letto, no? Quando siamo stanchi, un po' disidratati, poi c'è gente che dorme poco e male. Se invece io mastico, sto impegnando la fase irrazionale, quella animale, quella devo riempirmi. Quindi, ad esempio, il sedano, il finocchio, ma anche
ma anche mangiare una mela, della frutta. Io lo so che sembrano le solite cose noiose dei nutrizionisti, in realtà ne ci abbiamo ragionato su questa cosa. Se io mangio 100 grammi di finocchio, prendo 11-12 calorie, non sono nulla. Per prendere 11 calorie, dovrei mangiare un quarto di un biscotto farcito. Ma chi mangia un quarto di un biscotto farcito? Dai, diciamoci la verità, nessuno. Cioè, quando arrivi come uno squalo verso la preda, verso la dispensa, è finita, perché mangiarne 4-5 vuol dire arrivare serenamente a 200 calorie, ci arrivi serena, ma proprio non te ne accorgi nemmeno. Per questo devo dire, pianificazione e autocontrollo, questo non è facile da fare. Ti faccio ridere, Luca. Nicole sta studiando a casa onnivori, carnivori e erbivori, no? E allora deve fare una classificazione. Visto che con questa didattica a distanza dobbiamo adeguarci un po' tutti, aiuto a lei a renderla un pochettino più divertente facendo magari dei video su queste lezioni, no? E allora mi ha detto mamma, parlava agli erbivori, carnivori, e con la messa gli ha lanciato, dice, e l'uomo secondo voi cos'è? Allora mi ha guardato Nicole e mi ha detto, di sicuro non è classificabile, anche perché l'uomo mangia anche la Nutella, quindi dice dove lo devo mettere? Dove lo devi mettere? Lo devi mettere. Negli onnivori. No, 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 guarda, aiutiamo tua figlia con la classificazione biologica. Lo mettiamo dove deve stare, cioè nel regno animale. Perché quando io mangio qualcosa che lo so che è molto calorico, per quanto buono sia, perché è indubbio che dove io vado a mettere assieme zuccheri, grassi nelle giuste proporzioni, ma chi sa resistere, è normale. Perché siamo così attratti dallo zucchero? Perché siamo così attratti dallo zucchero? Perché lo zucchero ci ha accompagnato nella fase dello sviluppo. Probabilmente a tua figlia hanno già spiegato la fotosintesi clorofilliana, no? Quel passaggio bellissimo, quando l'energia solare poi ci consente di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. È favolosa, questa cosa ai bambini è un buon approccio all'ecologismo, perché cominciano a capire che gli alberi non sono solo ornamentali, ma poi che sono fissato con la questione della piantumazione degli alberi, sono fondamentali nella catena alimentare. In realtà, quando noi a scuola spieghiamo la fotosintesi clorofilliana, dovremmo battere su un altro punto, dovremmo spiegare ai ragazzi che non si forma solo ossigeno, si forma anche glucosio, si forma quel piccolo zucchero, che poi è lo stesso, quando noi andiamo a fare analisi al sangue per vedere quanto zucchero abbiamo addosso, facciamo una glicemia, ma che cos'è la concentrazione di glucosio? Il cervello va avanti al glucosio, i globuli rossi vanno avanti al glucosio, quindi questo piccolo zucchero è una chiave di volta per capire la nostra vita e la nostra fame. Che succede? Noi ci siamo evoluti nel corso di migliaia e migliaia di generazioni in un contesto brutto. Si moriva di fame. Abbiamo sempre avuto problemi di fame. E quindi chi è che ce l'ha fatta? Quelle persone che avevano buoni recettori per il glucosio riuscivano a procurarselo con grande facilità, e quelle persone che riuscivano ad ingrassare, a trasformare quella poca energia che c'era in uno stoccaggio, un conto in banca, qualcosa che. Oggi è diventato un problema. Oggi noi abbiamo un problema. Il nostro cervello funziona ancora come 200.000 anni fa, perché i recettori sono sempre quelli, ma abbiamo troppa offerta. Quindi è ovvio che quando vince la nostra parte del regno animale, ci cioè andiamo verso l'energia perché ci dobbiamo salvare la vita, mica abbiamo dei freni inibitori che funzionano così bene. Noi quel barattolo lo svuotiamo facilmente, proprio perché in realtà dovremmo fare vincere la parte più moderna del nostro cervello, la parte della corteccia, ma vai a convincere la parte della corteccia quando c'è tutto il resto del cervello che ti dice mangia, mangia, mangia. Quindi come si fa? Prova ad evitare di avere zucchero a casa, questa è la cosa migliore. Ecco, quindi posso suggerire benissimo a Nicole di inserire l'uomo negli animali onnivori. Sì, assolutamente sì. Anzi, ti dico di più, Stefani. Io c'è una categoria di miei pazienti che mi fa un po' paura, e sono proprio i ragazzi, i teenager, quando magari mi sento dire da loro, ovviamente me li accompagnano i genitori perché magari stanno facendo sport, perché magari sono un po' in sovrappeso. Sai quando comincio a tremare, quando arriva la fatidica domanda, mangi tutto? Perché lì ne ho tanti che cominciano a dirmi questo no, quello mi fa schifo, quel colore non mi piace, la verdura solo se è passata. E poi lì sono un po', faccio l'educatore duro, nel senso che questi ragazzi, ma questo vale anche per noi,
devono cominciare a conoscere. Io lo dico, guarda, tu devi arrivare qui, devi arrivare a fare queste cose perché magari ci tieni a giocare bene a calcio. Tantissimi calciatori e tantissimi qua. Io vivo vicino a Imola, qua è il regno dei ciclisti, ad esempio. Quindi veramente c'è una ottima cultura dell'attività sportiva. E lo dico a questi ragazzi che magari ambiscono a diventare qualcuno. Se è lì che vuoi arrivare, senza frutta e verdura non ci arrivi. Prova a spiegargli in 10 minuti il perché e il per come. Questo, Stefania, dovrebbe essere una cosa che non deve essere lasciata, secondo me, al singolo professionista, al bravo insegnante a scuola. Una delle battaglie che noi dovremmo fare nei prossimi anni è quella di pretendere dalla classe politica l'educazione alimentare a scuola. Noi dovremmo pretendere di avere un'ancora di salvezza, cioè che tutti i bambini sin dalle elementari potessero essere educati rispetto a come si chiama quell'alimento, te lo faccio provare, perché al bambino mica puoi raccontare l'arancia rossa siciliana contiene la sostanza antiossidante che ti previene il tumore, quello si fa all'università. Noi bambini dovremmo fargli mangiare. Sono progetti bellissimi che sostituiscono le merendine, quel trash food che molto spesso consumano a scuola, con pane, olio e origano. Se noi facessimo mangiare un buon pane di lentini con l'olio dell'Iblei, un po' di origano raccolto tra palazzolo e cassaro, ma cosa c'è di meglio? Cosa ci sarebbe di meglio per farli tornare a casa, sti bambini? Ci vuole tempo, ci vuole voglia, ci vuole una politica che comincia a parlare di cose serie, cioè facciamo prevenzione da subito. Luca, in quanto autore di Rizzoli Education, hai pensato a scrivere qualcosa per i più piccini? Sai perché ci penso certe volte? Perché essendo anch'io papà, avendo anch'io 2 figli, in giro per casa, sento la responsabilità, ed è una responsabilità pesante. Solo che al momento l'attività editoriale è strana perché ti schiaccia, nel senso che sei costretto a starci sempre sopra ed è ultra settorialistica. Io scrivo proprio per le scuole alberghiere e le scuole professionali sono in un momento strano perché ogni governo che arriva pensa bene di cambiare la legge quadro e quindi noi dobbiamo continuamente stravolgere i contenuti di scienza degli alimenti che poi sono le materie più importanti perché i ragazzi la portano all'esame. Probabilmente, guarda Stefani, sono convinto del fatto che non sia l'intervento con un libro quello che, ne sono sempre più convinto che possa essere risolutivo, sono ancora più convinto del fatto che invece noi li dobbiamo educare ai gusti, sai perché? Perché ne parlavo qualche giorno fa, mio figlio mi ha chiesto, uno dei miei figli mi ha chiesto, papà, qual è il tuo piatto preferito? Io non ho esitato a ricordarmi una mangiata a Pasquetta. Al pantano, mio nonno aveva una campagna al Cozzo Pantano, incontrata Pantano, sotto il salice piangente, e mi sono ricordato di una cosa che aveva preparato nel forno a pietra mia nonna. Per me quello è il non plus ultra, la cosa più buona che esista. In realtà non ho letto la ricetta, me la ricordo perché l'ho mangiata. Quindi forse in realtà, Stefania, più che scrivere libri, noi dovremmo tornare a passare tempo come stiamo facendo ora durante la quarantena. Io veramente ho grande stima per tutti quei genitori che hanno fatto vedere ai loro figli come si fa il pane, come si fa un'arancina, come si fa una scacciata delle nostre, no? È proprio bello, cioè abbiamo Poi tu ricostruito un filo. che è che lo soltanto lo facciamo vedere, cioè ci facciamo vedere anche come si mangiano. Ma guarda che è molto meglio che i nostri bambini siano educati a mangiare le nostre scacce, piuttosto che a chiederti, mamma, voglio andare nel fast food a mangiare come mangiano a Chicago. Che gli americani mangiano come gli americani, che i cinesi mangiano come i cinesi, è bellissimo incontrarsi a tavola e scoprire le loro culture. Però se una cultura, estera diventa, è una, dal mio punto di vista proprio strettamente nutrizionale, una subcultura, pericolosa perché troppo, ti porta a mangiare troppi grassi, troppi zuccheri, io mi tengo le mie nostre belle scacciate, ma proprio con piacere. La giornata è giusta. Magari La giornata è giusta, sì, è vero. abbiamo dato lo spunto per cucinare oggi, ecco. Esatto. Luca, io ti ringrazio immensamente per la tua bontà e disponibilità. Stefania, non dirlo nemmeno, tu mi hai riportato in qualche modo a casa, quindi sono io che ti ringrazio e sono onorato di rincontrare un po' di siracusani con questo strumento, diciamo, tanto poi ci rivedremo in estate, si spera, se ci fanno viaggiare. Grazie ancora, Luca. Grazie a Una voi. buona giornata. Ciao.